Benvenuti a bordo di questo viaggio nella raffinata regione dello Champagne. Ci chiamiamo Marta e Pierre e oggi vogliamo raccontarvi come si svolgono le vendemmie in una tenuta di Champagne. Siamo partiti da Lione per dirigerci verso la prestigiosa area dello Champagne chiamata Côte de Bar, più precisamente a Bragelogne, un piccolo paesino nel sud dell'Aube, a 45 km da Troyes, che è la capitale storica della Champagne. Qui è ubicata la Maison Roland, dove abbiamo fatto le vendemmie per una settimana. Roland è un'azienda familiare, fondata nel 1971 da Armand Roland, il quale volle installare la prima pressa del villaggio per tutti i viticoltori che vendevano il succo d'uva destinato alla fabbricazione dello champagne per le grandi maison. Roland possiede 6 ettari e mezzo di vigneti e la maggior parte è coltivata a Pinot Noir su un terroir argillo calcareo che rivela tutta la potenza e il fruttato di questo vitigno. Il resto delle vigne è piantato a Chardonnay che regala tutta la sua finezza e freschezza. Dal 2012 l'azienda si impegna a praticare una viticoltura sostenibile e a non utilizzare erbicidi. Da raccogliere e da scartare. Vedi? Con il sorgere del sole, insieme al team di vendemmia, iniziamo le operazioni di raccolta, dimostrando un impegno assoluto nella selezione delle uve di qualità. La vendemmia è un momento non solo di celebrazione, ma soprattutto di impegno e dedizione, perché rappresenta il culmine di un intero anno di lavoro. Nella regione dello Champagne, la vendemmia viene svolta completamente a mano, con una grande sfida. Affinché si possano produrre dei vini bianchi utilizzando almeno una parte di uve nere, è fondamentale raccogliere i grappoli con estrema cura e trasportarli alle strutture di pressatura il più rapidamente possibile. Questo è indispensabile per evitare un prolungato contatto tra i succhi e le bucce, al fine di preservare la purezza del colore. Ci spostiamo in cantina, dove delle persone addette svuotano le casse colme d'uva raccolte durante la giornata nella pressa, per ottenere così il mosto. Le quantità di uva raccolte sono rigorosamente controllate dal Comité Champagne, il quale fissa ogni anno la resa autorizzata per la vendemmia, con l'obiettivo di privilegiare la qualità rispetto alla quantità. Il Comité Champagne gioca un ruolo determinante anche nella definizione della data di inizio delle vendemmie. La selezione del momento preciso in cui avviare la raccolta è cruciale e richiede una valutazione attenta delle condizioni climatiche e della maturazione delle uve. Questa decisione strategica influisce direttamente sulla qualità del raccolto e di conseguenza sulla creazione dei pregiati vini di Champagne. Daniel Roland, il nonno di questa grande famiglia e seconda generazione della Maison, ci ha gentilmente
accompagnato in un tour attraverso la cantina, mostrandoci le cisterne di champagne, i luoghi dove le bottiglie riposano e l'area destinata all'imbottigliamento e al dégorgement. Tuttavia, lasceremo che questa parte della narrazione trovi voce in un'altra storia, in un futuro video dedicato. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio nel mondo della Maison Roland. Se avete apprezzato questa esplorazione enologica, vi invitiamo a seguirci, a mettere un like e a iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su future scoperte sul mondo enogastronomico francese.